Corsa importante anche per un debutto nei professionisti, una delle prime corse che fai? Ma sì, la prima corsa in Italia, la prima corsa a tappe della mia vita, quindi sì, non abbiamo scelto il teatro più semplice per rompere il ghiaccio, però sono contento così perché comunque siamo qua anche l'ultima tappa e sono contento. Curioso vedere un italiano in una squadra inglese, puoi raccontarci un po' com'è nata la cosa, tutto? Ma è nata, mi ha contattato Bradley in persona su un social network e poi la cosa è stata portata avanti per un paio di settimane finché non mi ha scelto. È il primo anno che la squadra è internazionale, quindi poteva scegliere corridori fuori dall'Inghilterra. Ha scelto me, un francese che è campione europeo del quartetto e del inseguimento individuale, e un danese, quindi la squadra si è allargata e si è aperto anche altre porte. Ultima cosa, quando ti ha contattato Wiggins, ci credevi o pensavi era uno scherzo? Ma subito no, subito ero un po' titubante perché sai, sempre sui social network è una cosa abbastanza difficile, però sì, alla fine poi dopo una settimana quando hanno cominciato a inviarmi mail dove si parlava effettivamente di contratto e ho cominciato a crederci e a pensare che fosse vero, ecco.